Un saluto da Massimo e benvenuti a questa puntata molto particolare di I Love Italo Disco. È anche una puntata molto delicata perché andiamo a ricordare un mito della nostra dance italiana che è Anfrando Maiola e lo facciamo con Roberto Bisca. Ciao Roberto! Ciao, ciao a tutti! Intanto voglio ringraziarti per aver accettato il mio invito. Perché penso che non sia semplice, visto che è una cosa che è successo da pochi giorni, esatto. Per me è una cosa delicata e da appassionato, insomma, ci sono rimasto veramente male, ma la vita è fatta anche di questo. E ancora un doppio grazie perché sei qui per dare una grande testimonianza per tutti i nuovi appassionati, per tutti i fan mondiali di questo straordinario personaggio che è Anfrando, che ci ha dato delle emozioni incredibili con i suoi pezzi. Roberto, sai, è un argomento molto delicato. Da dove cominciare? Chiedo anche il tuo aiuto, allora, perché io sono molto sensibile in questo. Roberto, ecco, partiamo un po' dall'inizio, un po' anche come l'hai conosciuto. Sì, dalla storia partendo dall'inizio. Si parte un po' da lontano, in effetti, perché ero un bambino, si può dire. Mio padre mi portava a vedere delle gare di Formula 3 qui a Varanome le gare. E lì c'era una persona che suonava durante il paddock, diciamo, mentre si faceva da mangiare, c'erano le ragazze, era un ambiente bellissimo. E in questo frangente si trovava una persona che saltava sempre sulle tastiere, che cantava e suonava sempre in modo scherzoso e allegro, e questo era Anfrando Maiola. E lì ho cominciato a conoscerlo, ho cominciato già da bambino ad apprezzarlo e a seguirlo, poi grazie a mio papà che mi portava a vedere lo studio di Anfrando, dove aveva tutte queste tastiere, una sopra l'altra, a vederlo suonare. E rimanevo quasi estasiato da come riusciva a suonare tante tastiere contemporaneamente. E quello che poi si può vedere nei video di Anfrandù, che faceva la sua musica per i bambini. Tra l'altro io ho molte registrazioni e anche video di quella parte della sua vita, diciamo 1980 e dintorni, dove lui cominciò a far musica anche su vinile, nelle prime sue performance anche dal vivo, come Anfrandù. Ma dall'inizio Anfrando cominciò con la batteria in un piccolo gruppo qui a Parma con amici, e poi vedendo che insomma non era valorizzato come doveva essere come batterista, ha pensato di fare tutto lui e crearsi proprio un gruppo che era tutto lui praticamente, perché cantava in due microfoni, aveva 7-8 tastiere che suonava contemporaneamente, e quindi lui cominciò queste performance, io cominciai a seguirlo, diventai appassionato anch'io di musica, di tastiere, così. Feci 3 anni di conservatorio, feci 3 saggi appunto al pianoforte qui a Parma, e nel mentre continuai a sentire la musica di Anfrando, nel senso i primi Chinese Revenge, Japanese War Game, e diventò sempre più per me un mito, diciamo. Anfrando lo vedevo solo nelle cassette, nei dischi che portava a casa mio padre, perché era un periodo in cui Anfrando praticamente era diventato talmente famoso, facendo poi diversi live in Olanda, in Germania, eccetera, eccetera. Ed è fu il periodo che poi conobbe anche Martina in una live a Rimini, da quelle parti, e poi si sposò, eccetera, eccetera, con lei, ed ebbe, cominciò questa meravigliosa storia d'amore con Martina. E cosa ti posso dire? Io lo rividi Anfrando al 1990-91, quando già ero più ragazzo, insomma, ero già più, diciamo, nei primi momenti della mia passione per il disc jockey, perché facevo gare da DJ, queste cose qua. E una volta, tra l'altro, mi ricordo bene, usai i dischi di Anfrando, i dischi di Coto, per una gara da disc jockey
in discoteca con i giovani. E non avendo comprato dischi nuovi, perché non avevo neanche i giradischi, i Technics per fare queste, però siccome da un mio amico provavo i dischi ed ero molto bravo, ero diventato pratico e usavo i dischi che avevo. Quella volta lì usai i dischi di Anfrando, arrivai in semifinale utilizzando i dischi di Ma Anfrando. senti, ma pensa te. Con i giovani, per cui non era facilissimo far capire, però le mie qualità si vede che erano apprezzate e arrivai in semifinale. Comunque, al di là di quello, io ho dei ricordi bellissimi di quando Anfrando ci cominciamo a frequentare un po' più assiduamente nei primi anni 90, quando lui mi disse: Robis, con te voglio fare cose più matte possibili, voglio fare tante cose, tanti progetti, perché in quel periodo Anfrando sappiamo che nei primi anni 90 lui era stato escluso dal progetto Coto, in quanto lui non riusciva a produrre come voleva Zix, Bernard Mikulski, tanto per intenderci, voleva che Anfrando producesse almeno un disco ogni 3 mesi. Ne parlavamo con Martina domenica quando l'ho vista. E quindi cosa fece Zix? Zix decise di far lavorare una persona che ogni 3 tot mesi gli desse un prodotto che si chiamasse Coto. Quindi cosa succedeva? Cioè, scusami Roberto, perché il nome Coto non era di proprietà di Afrando. Il nome Coto è stato venduto, diciamo, Venduto. dalla Memory Records, in quanto Zanni, cosa fece? Come tanti altri artisti della Memory Records, vendette tutto il pacchetto alla Zix. E nel mentre ci fu questo problema in cui si definì Coto come un gruppo, non più come identificato in Anfrando, ma come gruppo. Quindi ci fu molta contestazione. Anfrando di questa cosa ovviamente ne soffrì tantissimo, Tantissimo. tant'è che si stressò tal punto che nel 2000 gli venne diagnosticato il Parkinson. Perché? Perché io ho vissuto tutti i suoi, dal 1990 fino al 2000, passò effettivamente un periodo di grosso stress e con me, diciamo, lui si sfogava durante il weekend. Io ho un sacco di cassette con le registrazioni di live di Anfrando che suonava pezzi e utilizzava il suo Roland sequencer per fare questi live. Ne ho visti di tutti i colori e ne ho sentite e ne ho registrate anche tante di queste sue live performance nel suo studio a casa. E con me trovavo uno sfogo e quindi abbiamo deciso di costruire un progetto che poi sfociò in questo CD Planet X del 2003, che però è stato, diciamo, un continuo evolversi dai primi, diciamo, 94-95, che poi si è portato a essere prodotto nel 2003 con Ti faccio vedere la l'evento. copertina, ti faccio vedere anche per i nostri amici Esatto. appassionati. Esatto, questo è, diciamo, il frutto di anni di messo insieme tutta una grande produzione, dove poi hanno collaborato tutte le persone che vedete scritte dietro, studi di registrazione, di tutto e di più, diciamo, sia per l'art grafica, alle voci. Abbiamo messo insieme tutto quello che si poteva mettere insieme per andare in Messico nel 2003. Nel 2003, quando Patrick Miller chiamò Coto per fare questi 3 mega eventi, che ricordo erano per ogni evento circa 5.000 persone, quindi fu un grande evento in Città del Messico, in diverse 3 località, dove appunto fu un grosso successo, perché poi Anfrando lì trovò finalmente tutto, diciamo, quella sofferenza che aveva provato in tutti questi anni, è rimasto un po' in panchina, si ritrovò finalmente, come dire, risollevato di tutte le sue sofferenze, perché effettivamente tornò Coto sul palco e nonostante avesse già il Parkinson, in quanto dovette suonare dei pad invece della tastiera, perché una mano già faceva fatica e quindi funzionava solo con un'altra.
Però mettendo quindi, sempre la sua energia e il suo amore. Assolutamente. Quello che diciamo di Anfrando, parliamo di una passione, di un amore, e di un amore che è infinito verso i fans soprattutto, perché dobbiamo pensare come Anfrando, una persona di cuore che più che ricevere ha sempre dato. È stata una persona di cuore perché lui fino all'ultimo pensava a dare, e soprattutto ai suoi fans, ma in qualsiasi, anche si impegnava, anche come avete visto su Facebook, su tante campagne per la pace. Sì. Lui era sempre impegnato a cercare di difendere la pace, perché la musica, diciamo, di Anfrando era quella che poi ha sempre unito. Se noi pensiamo, la musica di Anfrando non era cantata in inglese, quindi nel periodo degli anni Ottanta, ancora di quando c'era la Guerra Fredda, diciamo che i dischi di Anfrando hanno passato il blocco e hanno portato la musica che ha unito le due, diciamo, due fazioni, no? L'America con la Russia. In quel periodo la musica di Anfrando ebbe anche questo scopo di unire questi due momenti della nostra, che adesso ancora di più sappiamo essere molto importanti. Quindi la musica di Anfrando era anche il suo fine ultimo, era quello di unire. E i fans di tutto il mondo lo dimostrano, perché Anfrando aveva fans. Sì. Come dire, come ce li aveva in America, ce li aveva in Russia. Sì, c'è un grande amore verso di lui. Cioè... In tutto il mondo. E non, la sua musica non aveva confini. E soprattutto non ha avuto confini negli anni Ottanta, quando c'era questo blocco che non passavano di là la musica cantata in inglese, ma i dischi di Cotto passavano perché non erano cantati. E quindi ha influenzato tantissimo la Polonia e tanti altri paesi del vecchio blocco, diciamo, sovietico, no? Ma ti raccontava, Roberto, come riusciva a comporre queste splendide melodie elettroniche? Come Visitors, no? Che è uno dei pezzi secondo me più straordinari, cioè questa è una bella domanda. Come nasceva dentro di sé questa forza che metteva poi nelle sue melodie? Allora, lui aveva molta ispirazione, ovviamente, perché si ispirava a tanti artisti dell'epoca, e però diciamo che lui metteva tante idee, perché era un'esplosione di idee questa persona, quindi aveva anche bisogno di qualcuno che sapesse concretizzare tutte queste idee. Quindi nel periodo degli anni Ottanta lo Stefano Kundari era la persona che in studio mettevano insieme tutte le idee di Anfrando e quindi costruivano il pezzo. Il prezzo di Anfrando di Visito penso che ci siano voluti 6 mesi, mentre Giabda credo quasi un anno, qualcosa del genere. Ah, addirittura. Infatti anche Dragos Legend è venuto fuori nell'88, credo. Insomma, a distanza siderale da Giabda. Quindi potete ben immaginare quanto lavoro c'era dietro. C'era dietro, infatti. Non era una cosa dozzinale da fare ogni giorno, ogni settimana, come succedeva all'epoca. Esattamente, esattamente. Anfrando era una cosa molto particolare. Quando andavo in studio con Stefano Kundari, so di per certo che ci voleva tanta pazienza e comunque uscivano delle cose affinate e messe in modo che suonassero. Prima di tutto per Anfrando, perché se non suonava da Anfrando non... Ma lo Stefano Kundari era il tecnico di studio che riusciva a prendere le cose migliori e a convincere anche Anfrando di quelle che potevano essere le migliori per poter essere racchiuso in questo grande, diciamo, questa opera magna che poi è Visitors, il Evergreen, diciamo, di Anfrando. Sì. Diciamo che la parte, la cosa più, diciamo, più particolare di Anfrando è che lui ha inventato un genere musicale che viene chiamato Space Synth, diciamo dalle tastiere, dai suoni che lui tirava fuori dalle tastiere, perché Anfrando era un esploratore di suoni, era un pioniere di quello che erano
le sonorità del tempo. Quindi pensare nell'82, di tirare fuori un China's Revenge, che poi ti dico all'inizio era l'incontrario, c'era l'autore doveva essere China's Revenge e il titolo Koto. Poi Ah. si è invertita la cosa perché suonava meglio artista Koto e sì, esatto, artista Koto e il titolo China's Revenge. Quindi c'è stato questo momento in cui si è deciso di porre come nome Koto, e poi insomma Anfrando ha spiegato più volte da dove veniva Koto, poi era quel suono sulla tastiera che si chiamava Koto, che appunto diciamo, ha preso ispirazione per questo nome, diciamo, esotico, e lui voleva essere particolare in tutto Anfrando, perché essendo un artista Anfrando era particolare in tutto. E da seguire io gli stavo dietro perché anch'io sono un po' mezzo matto, anch'io come lui, non come lui, ma quasi, e quindi riuscivamo ad andare d'accordo perché lo assecondava in tutte le sue pazzie artistiche, no? Certo, certo, Cioè, non gli certo. dicevo che ero un matto, io lo lasciavo fare, quindi venivano fuori tutte le cose più divertenti in assoluto. Io quando andavo a casa sua mi divertivo come un matto. Certe cose purtroppo non ce le ho in cassetta perché probabilmente non sono riuscito a registrarle, ma ho passato dei momenti con Anfrando di pura follia musicale. Cioè lui Dunque, tirava fuori dei riff, tirava fuori dei giri particolari dal vivo che io avrei voluto, qualcosa sono riuscito a tirare e registrare, ma non si riusciva tutto perché era veramente un vulcano di idee. Se lui idee. avesse avuto un produttore serio, avesse avuto, non so come dirti, un Moroder, un qualcuno di vicino importante, tutte queste cose che faceva Anfrando probabilmente avrebbero avuto tanto valore. Tanto valore, tanto valore. Perché Anfrando, col vulcano che era, adesso per dire, nel 90, quando è uscito Champions Q, per arrivare un po' ai tempi in cui l'ho conosciuto io, lui cosa ha fatto? Alla Zix ha dato il pezzo che gli piaceva di meno, perché non gli davano abbastanza tempo da poter produrre, ecco, Champions Q, non gli davano abbastanza tempo per produrre il brano come voleva lui, cioè i suoni, gli arrangiamenti. È stato fatto in breve tempo, tra virgolette, un po' buttato su di quello che erano i suoi provini, e quindi in quel periodo alla Zix lui non volle dare il meglio che aveva, che era un altro pezzo, non era Champions Q, ma è quello che dovevamo far uscire, che non è mai uscito, che si chiamerà e si chiama Dragon's Revenge. Ed era un provino fatto dell'89, quando fece il provino di Champions Q, che era fortissimo. Dragon's Revenge è una bomba, per me quando l'ho sentito era un provino sul Revox che io ho portato sul computer, insomma. Poi dopo ho avuto un sacco di tempo per rielaborarlo, rifarlo. L'ho portato a far sentire anche in Messico nel 2003, in anteprima, perché pensavamo poi di produrlo, eccetera, eccetera. Poi, per tanti motivi, abbiamo avuto tanta paura a metterlo fuori, questo Dragon's Revenge, infatti non è mai uscito. Dalla copertina, dalle persone che non andavano bene per produrlo, agli editori che non andavano bene per produrlo, tante cose che hanno portato a una persona come Anfrando a frenarsi, perché poi, essendo stato Anfrando fregato da tutti, ecco, ma da tutti, e quindi devi capire, una persona che dopo tanti anni è stato sempre fregato, non si fidava più di nessuno. Sì. Non si fidava più di nessuno. E questo l'ha portato anche magari a perdere qualche treno, qualche occasioncina. Io più l'ho sempre supportato, in quanto, soprattutto nei live, Mi andando live, infatti. all'estero, parliamo di Olanda nel 2006, parliamo ovviamente di Messico nel 2003 e poi del 2015 in Svezia, a Stoccolma. Tutti questi live io lo sono sempre riuscito a gestire, in quanto un po' per la sua malattia, aveva bisogno di una persona, un po' per quello che era da gestire, la parte tecnica di come costruire anche tutti questi live, gli ho dato anche quello sprone morale a dire facciamo cose
andiamo. E io l'ho sempre lasciato fare, sia ben chiaro, quello che voleva fare lui l'ha sempre fatto con me. Anche delle volte a scapito di quello che poteva venire fuori. Però lui si è sempre sentito se stesso sul palco e ha fatto esattamente quello che voleva fare e sentirsi dentro di sé perché era giusto così. Quindi ti faccio un esempio. A Padova nel 2006, con un live che facemmo con la Radio Company, c'era anche Paul Young, Tony Hardley, vabbè, Denaro, Lu Colombo, e cantante dei Kajagoogoo, Limal. In quella serata ci furono circa 13, 14, 15 mila persone, una cosa enorme in queste fiere di Padova. Io mi ricordo che Anfando andò su, invece di, tra virgolette, fare playback con la tastiera, si lanciò in mezzo al pubblico, perché lui, il suo vero fine era quello di stare vicino al pubblico, ai suoi fans. Bello. Quindi un gran fumo, parte la musica, io ho preparato tutto il mix dietro, il video mix, perché poi c'era anche un video, tutto quanto. Lui prese, si buttò nella folla e si perse in mezzo alla folla. E ci furono 8 minuti in cui sul palco non c'era nessuno. Io ero vestito un po' bene, giacca e cravatta, sarei voluto andare io sul palco a suonare le tastiere, ma ho detto no, questo è il momento di Anfrando, è il suo momento e va vissuto come cavolo ne ha voglia lui. A scapito di quello che saranno i risultati, però io volevo una persona di fianco a me che fosse libera, hai capito, di sfogare proprio io, Ma più io, sì. la propria parte artistica. Ed è per questo che molte volte sul palco, soprattutto nelle ultime volte, non lo vedi suonare le tastiere, ovviamente. Cosa che invece successe al Mascara, perché lui suonava veramente, anche se era in playback. La Tra tastiera l'altro era poi, ecco, accesa. io ero presente, Era diciamo, accesa la tastiera, suonava. io ero presente in quella serata e la cosa che mi ha colpito di Anfrando era proprio è proprio come ha detto te, il rapporto con le persone, con il pubblico davanti. Cioè lì, hai Esatto. visto, andava davanti, no? Ok? Sì, era più forte di lui, non poteva vedere le persone nel pubblico, lui doveva avvicinarsi, doveva stringerle Sì, una per proprio, una e sì, baciarle una per una. avvicinarsi a loro, stringere le mani. Sì. Sì. Sembrava una cosa da matti, però per lui era la cosa più importante, avere il contatto col pubblico, perché lui veramente, a parte lì, l'internet, Facebook, tutte queste cose che per fortuna sono venute dopo gli anni Ottanta, perché sennò per lui era un disastro, era il suo unico sfogo, diciamo, la parte di internet, i fans, era il suo vero sfogo, il suo vero scopo finale. Infatti, se tu ascolti Planet X, ci sono tutte le voci dei suoi fans registrate, che ancora oggi mi chiedono ogni tanto la copia dei CD, che io purtroppo ne ho pochissime. E poi mi chiedono questo CD perché ci sono tutte le voci dei suoi fans di allora, Bellissimo. ed è stata una cosa. Quindi questo per dirti quanto poteva essere vicino ai suoi fans. E dentro c'è anche un pezzo che si chiama Parma Così, che l'aveva voluto dedicare a Parma, ma in realtà era il Song for Love, che lui fece per i live, che era un lento meraviglioso, che addirittura secondo me era nato per la pubblicità della Barilla. Pensa un po' che scopo poteva avere questo lento meraviglioso, che io lo reputo una cosa, un'opera, perché è veramente strabello, che poi venne fuori ancora questo Song for Love con la mia produzione di Teo Spagna, con Alex Kundari e Brian Ice, che fu una produzione volutissima da me, soprattutto perché poi i denari ce li misi io praticamente, e venne fuori questo connubio. Volevo mettere insieme una Memory Records, Sì, hai sì. capito? E quindi Teo Spagna, che poi lui era solamente presente durante il montaggio e diciamo, i video, queste cose qua, e poi mettere insieme il Kundari, Alex, che era sempre Memory Records, comunque lui fece sempre i lati B, i mixaggi dei lati B dei dischi di Koto. Quindi mettere insieme Alex, mettere insieme Maiola e ovviamente con l'aiuto della voce di Brian Ice, che era potentissima, e lo studio appunto di Alex, e insieme creare questo album dove tutti eravamo dentro, tutti abbiamo collaborato, tutti abbiamo messo del nostro, per poter fare questo mega ricordo memory. E
Poi ovviamente, sai, quel tempo dopo per me tenere insieme questa squadra è stata durissima, perché ovviamente Alex era un editore, produttore, guardava ovviamente la pecunia più che l'artista, anche se lui effettivamente è un bravissimo artista, DJ, eccetera. E poi mettere insieme, insomma, personaggi come Teo Spagna che hanno ben altre cose da fare, da pensare. Certo. E poi per cercare di valorizzare Anfrando come Coto, anche se poi con Song for Love dentro questo album non era proprio come lo voleva Anfrando, ma io comunque con Anfrando ho registrato Song for Love suonato da lui con le tastiere, con le basi del Revox degli anni 80, e quindi ho rimasto una bellissima cosa che prima o poi mi piacerebbe che fosse data al pubblico, ai Al fans. pubblico. Quindi prima o poi troverò qualcuno per produrre sia Song for Love originale e sia per Dragon's Revenge, che sia una cosa che deve arrivare ai fans, anzi, Certo, perché giustamente. era una cosa che Anfrando voleva prima o poi dare ai suoi fans e che comunque non siamo mai riusciti, appunto per tanti motivi che ti ho spiegato, a trovare il giusto editore, la giusta etichetta. E poi c'era anche un problema legale, perché io ho parlato con Saifam, ho parlato con tanti, ma mi hanno tutti frenato sul discorso legale, perché comunque Anfrando, con l'utilizzo del nome Coto, sempre problemi. Come puoi ben immaginare, è uscito anche un Coto di Van der Kooi in Olanda, Tron, su questo Tron che è uscito. Non mi metto a commentare la qualità, ovviamente. Ha fatto il suo lavoro, come Van der Kooi ha sempre fatto, con i suoi suoni, ecco, tanto per intenderci, con la sua musicalità. E comunque Ziggs ha prodotto lui e va bene. Che devo Certo, dire? certo, certo, certo. Anche se effettivamente non si è mai fosse preoccupata che c'era un Anfrando che ancora aveva un sacco di idee, o quantomeno non gliene è mai interessato più di tanto. Però ovviamente, come ti ribadisco, i prodotti di Anfrando sono altra cosa. Sì, certo. Comunque, come dicevi prima di partire la nostra registrata, è che la serata del Mascara è stata l'ultima di Anfrando live. Esatto, direi proprio l'ultima. Quando, sì, 2016, era un gennaio-febbraio. È stata l'ultima sua performance, diciamo, live. E tra l'altro sono molto felice perché in quel frangente lui si sentiva bene dopo quell'intervento che aveva fatto, prendendo le sue pillole, ovviamente, supportato da Martina. Poi Mascara, essendo vicino a Colorno dove abitava lui, dove abita lui, quindi è stata più una passeggiata di salute, volendo. Non dovevamo andare in Messico, non dovevamo andare Svezia, dovevamo andare a fare qualche chilometro, e quindi essendosi trovati più vicino a casa e trovandosi in un momento di, diciamo, di gloria dopo questo intervento, era venuto un live meraviglioso. Devo ringraziare anche il boss lì del Mascara, che è la Carmen, che è stata la Venerandi, è stata veramente una persona stupenda per quello che ha riuscito a mettere insieme, grazie a me, grazie anche a DJ Fred, con cui collaboro in tante serate, adesso anche in altri locali, perché ti dico, noi facciamo sempre anni 80 nelle sale Revival, Certo. adesso io quasi sempre sono al Palmariva di Portogruaro, di Fossalta di Portogruaro, e faccio le serate di sabato sera, serate live anni 80. Mettiamo su, insomma, cerchiamo di mettere su un sacco di musica italo disco Da sì, dai. e portare avanti, che non è facile, lo sai benissimo, in Italia Lo quanto è so, difficile. non è facile, non è No, facile. quanto può essere difficile fare serate italo disco Sì, e far ballare italo disco tutta la sera, è vero, è dalle vero. 11 e mezza alle 4, È vero, per è vero, intenderci. E quindi è serve vero. molta professionalità per arrivare a questo. È vero, è vero. Io voglio condividere con te e voglio condividere con i nostri amici che ci ascoltano questa foto che è stata fatta in quell'occasione. Sì.
E riguardando questa immagine, mi ritengo fortunato di averlo conosciuto e voglio ringraziare te, Roberto, anche, soprattutto, per questa opportunità. E questa foto, in questo momento ha un valore per me grandissima perché la porterò sempre dentro di me, Assolutamente. sempre dentro di me. Mi guarda, ho un magone in questo momento, E che incredibile. lo dici? Penso che non sia stato facile, insomma, per te, Roberto, quando poi è successo questo brutto evento, vivere questi momenti, insomma, penso che sia stato una bella batosta, anche se la Ah, malattia sì. c'era, ovviamente, però non era, la morte non si prevede mai, non si pensa mai che possa succedere, non, cioè. No, no, perché anche questa cosa che gli è successa non era una cosa aspettata, è stata tutto un momento e quindi un fulmine a ciel sereno, perché diciamo che il suo Parkinson era curato molto bene, i dottori dicevano che andava bene, ma poi gli è successo questa cosa qua, tutto di un colpo, e è stato molto sfortunato, questo voglio dire. Già purtroppo, sì, Frando non ha avuto mai, nella sua vita non ha mai tanta fortuna se non con i suoi fans, con l'amore e l'affetto che gli hanno dato i fans. Certo. Questa è stata l'unica cosa che veramente gli ha dato tanta forza per andare avanti ogni giorno. Il suo grande cuore e la sua tanta voglia di dare la buona musica al mondo. Al mondo, al mondo. Per finire, Roberto, che cosa vuoi dire a un Frando che nel paradiso degli artisti ci sta in questo momento ascoltando? Gli dico che Cotto still alive. Cotto rimane vivo in tutti noi, in tutte le volte che noi ascoltiamo Anfrando, lui è sempre vivo. E quindi è intramontabile, ha creato qualcosa che nessun altro mai prima era riuscito a creare, un genere musicale, lo space synth, chiamiamolo come vogliamolo, ma tanta felicità e soprattutto quello quando guardate il video di Jabda, lo vedete saltare sulla tastiera, questa è una cosa che mi piace ricordare di Anfrando. Quando lui andò in Germania per fare questo video di Jabda, loro pensavano, i tedeschi, che lui fosse un performer, diciamo, non da live, ma pensavano che suonasse in playback e avesse fatto le sue performance. Invece lui, quando si resero conto che lui suonava veramente la tastiera, tirarono via tutto quello che c'era di fronte alla tastiera, dove c'era scritto I love Ziggs di fronte, tirarono via tutto per far vedere nel video che lui suonava veramente, che era veramente un artista completo. Lui suonava la tastiera mentre saltava. Cioè, ha dimostrato a tutti. Ha dimostrato anche che in questa occasione che lui era veramente Cotto. Cosa? Era lui Cotto. Bene, E quindi noi Roberto. lo vogliamo ricordare così, in quel momento lì in cui saltava sopra le tastiere, suonando Jabda, e adesso lui dall'alto continua a saltare per noi e a divertire. Sicuramente. Roberto, ti ringrazio. Ti Grazie ringrazio di a questa te, Massimo. bellissima testimonianza È stato un e piacere. non so che dirti, ma hai dimostrato, vedi, il tuo grande amore per questa grande persona e anche una bellissima testimonianza che rimarrà per sempre per tutti noi appassionati. Grazie Roberto. Grazie a te, Massimo. Grazie a Alla tutti. prossima. Ciao a Alla tutti. prossima. Ciao 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 ciao. Ciao, 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 ciao.
Toto. Coplus di Delaglia. The voice is calling from space newspaper. Somebody's coming to eat us some bread here. Don't be afraid, don't be afraid, television saying. Don't look at it, don't mention it, the world is praying. Somebody's coming from strange world. Deep voice coming from the earth. Strong voice coming from the space. Caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Hello,
We'll be right back.
Welcome to Space Radio, Mr. Connox. Remember that I'm the star key, music evolution. I'm trying to speak you, but remember that I'm the star key, music evolution. Oh,